Sindaco, con un progetto promosso dai servizi sociali, la Fondazione Carima ha finanziato l'acquisto di questo minivan da 9 posti, attrezzato con anche una pedana per le persone disabili. Quindi un automezzo che sarà a disposizione in maniera particolare del Centro Arancia e dell'Associazione prossimamente, ma anche di tutte le associazioni che ne faranno richiesta per i loro spostamenti sul territorio e non solo. Questo è proprio il senso, è l'emblema della collaborazione con altri enti come Fondazione Carima, che ci ha dato questa possibilità economica, e noi l'abbiamo sfruttata per quello che sono le esigenze di associazioni e di famiglie che si occupano di ragazzi e ragazze che hanno con questo pulmino possono avere delle altre possibilità che sarebbero state precluse altrimenti. I servizi sociali, l'interessamento del dottor Servilli per quanto riguarda il contatto con la Fondazione Carima ci ha dato questa possibilità. Oggi abbiamo una freccia in più nella nostra faretra per poter, diciamo, andare incontro alle esigenze di tutte quelle che sono le esigenze sia di questi ragazzi che ha appena menzionato lei, Luca, ma anche di coloro che ne fanno richieste sempre per fini sociali. Francesco Sabatucci è il presidente della Fondazione Carima, che continua a sostenere tutte le azioni sul territorio ed è sempre vicina alle persone che hanno bisogno. E ci si prova, è fondamentale questo compito della Fondazione istituzionale, è proprio nel nostro DNA. Purtroppo non sempre si riesce a soddisfare tutti quanti per i motivi che voi stessi potete comprendere. Cerchiamo però di distribuire con criterio, con attenzione tutto quanto, avendo sempre una priorità per più bisognosi, perché dei piccoli gesti fanno veramente felici tante persone, sollevano da degli impegni dei grandi volontari che sono sempre il motore di tutte queste cose qui. La Fondazione di per sé è sempre presente, riusciamo ancora ad essere presente. Assessore, un nuovo automezzo per i servizi sociali fortemente voluto con un progetto presentato alla Fondazione Carima che l'ha finanziato, quindi ancora tante attività per il Centro Arancia per prossimamente e non solo. Sì, siamo veramente contenti oggi perché grazie alla Fondazione Carima che ha subito accolto questa nostra richiesta abbiamo un nuovo mezzo. Questo è importante perché ci permette di dare la possibilità ai ragazzi sia del Centro Arancia sia dell'Associazione prossimamente, ma di tutti quei ragazzi delle associazioni e non che vogliono praticamente avere dei momenti di condivisione anche magari al di fuori di Tolentino. Quindi questo mezzo sarà fondamentale per le loro uscite e quindi ci sentiamo veramente orgogliosi di poter aver dato un qualcosa ai sorrisi che ci tornano sempre indietro da parte loro.